allora, quello che avete scaricato voi è un programma che in realtà è un insieme di programmi che parlano tra di loro. Infatti, come noterete sul vostro menu start, se usate Windows, se usate Linux, invece bravi, troverete dove sapete voi le altre iconcine. Su Mac non ho idea di dove le trovate, però ci sono. E, ci sono una serie di eseguibili, una serie di programmi. Uno che si chiama Kika de Basta, che diciamo che è un po' quello che interfaccia tutti i vari programmini. Ce n'è uno, cioè poi ce n'è uno con un iconcino un po' più verde, uno con un iconcino un po' più beige e poi altra roba. Adesso noi andremo a vedere pian pianino cosa fanno questi, questi programmi qui. Allora, quindi aprendo KiCad, il programma principale, quello con lo sfondo blu, spero che abbiate scaricato l'ultima versione, questo mai stare in mano. Quello che, vi comparirà davanti è questo. Giusto? Ha senso, ok. Questa è un'interfaccia che vi, diciamo, vi mostra la struttura attuale del vostro progetto, perché il progetto è ciò che virtualmente contiene tutti i file che vanno dall'inizio alla fine della progettazione del circuito del PCB. Per il momento sulla colonna di sinistra non c'è ancora niente. A destra abbiamo tutti i programmi che servono a, a lavorare a questo progetto. Quindi, partendo dal primo, ad esempio, se funzionasse, ok, o create a project, giustamente si crea un nuovo progetto, torno tipo qua, lo chiamiamo test e lo salviamo, ok. Lui di default creerà due file, che sono uno il nostro file di schematica e due il nostro file di PCB, ok. Apriamo il nostro schematic editor, che di default editerà il nostro file di schematica. Ok. Qua dentro noi possiamo andare a disegnare la nostra schematica, quindi durante il processo di progettazione del circuito, che noi in questo corso non tratteremo nello specifico, viene utilizzato generalmente questo programma. Piccola curiosità, questo programma ha anche integrato un simulatore SPICE, quindi se vi siete rotti di usare SPICE del 97, che funziona su una VM Windows XP con modalità compatibilità per Windows 95, che è quello che viene utilizzato nel corso di elettrotecnica e fondamenti di elettronica, no, non fondamenti di elettronica, ma dopo, questo fa anche da SPICE. Non sto a spiegarvi come funziona, perché come tutti gli SPICE è un po' un casino da utilizzare, però funziona. Quindi se voi disegnate il vostro circuito qua, anche un po' complesso, potete avere un layer simulativo in parallelo, essenzialmente. Quindi questo è il primo software. Il secondo software è, diciamo, un tool che permette di editare i simboli che utilizzeremo all'interno delle nostre schematiche. Facciamo un esempio: voi avete presente un resistore, il simbolo di un resistore, che è abbastanza classico, ma se noi vogliamo ad esempio un simbolo di un integrato, quindi ad esempio un circuito della serie 74, magari, ecco, tipo questo, ok. È un po' più complesso e quindi ogni integrato ha una serie di pin con una serie di funzioni. Semplicemente è un editor che vi permette di editare questi simboli, e soprattutto se voi utilizzerete, che vi capiterà, un integrato che non è presente all'interno delle librerie di default che avete scaricato. Le librerie sono una raccolta di simboli, footprint e modelli tridimensionali. Questo è il tool che vi permetterà di editare il simbolo, crearlo da zero. Ha un chip abbastanza oscuro che non è presente nelle librerie, me lo scrivo da zero. Alla fine sta semplicemente a creare un rettangolo lì in mezzo, assegnare tutti i pin con i numeri giusti e dire la funzione del pin, e anche quella non è essenziale. E qua ci sono, da qua potete vedere tutta la libreria di simboli divisi per categorie. Ci sono gli FPGA, per dire, se andiamo tipo qua iniziamo a vedere qualcosa di un po' più complesso, con un po' di pin. KiCad permette la progettazione anche di cose molto complesse in digitale e molto complesse in analogico. Ok, terzo tool, l'editor di PCB. Come vedete è molto simile a, a quello che è l'editor di schematica, solo che qua si lavora sul circuito stampato. Quindi andremo ad importare poi le nostre, i nostri simboli sotto forma di footprint, quindi dell'impronta che il nostro dispositivo avrà sulla schema, sul PCB, e da qua andremo ad arrangiare la disposizione, in questo caso proprio spaziale, che avrà nella realtà il nostro PCB.
Questo è il programma su cui andremo a lavorare maggiormente oggi. Footprint Editor è esattamente quello che fa il Symbol Editor, però per i footprint. A parte che qua librerie un po' rotte, ma non è un problema. Ogni simbolo può aver associato una serie di footprint diversi, come abbiamo detto, un resistore, che è la nostra linea zigzagata come simbolo sulla schematica, può avere anche associati diversi tipi di package, uno TrueAll, uno SMD, TrueAll nel senso che passa attraverso il PCB e si salda, l'altro SMD vuol dire che ha montaggio superficiale, come abbiamo visto ieri, e di questi infinite derivazioni di tutto quello che volete. Per dire, prendiamo un condensatore di TrueAll, ci sono, diciamo, un po' di versioni. Questo è un TrueAll assiale, ad esempio, questa è un'altra versione di TrueAll assiale, anche qui, questi sono a dischi, questi sono rettangolari, insomma ce ne sono un bel po' da cui scegliere. Il footprint dipende effettivamente da quale dispositivo andremo a comprare noi fisicamente, da quale dispositivo avremo in mano. Il circuito funziona indipendentemente dalla forma, dal nostro, il nostro dispositivo, ma quando andiamo a fare il PCB dobbiamo renderci conto di che forma assume nella realtà questo dispositivo. E anche qua in alcuni casi ci saranno delle aziende che fanno dei footprint custom, cose un po' strane, tipo ad esempio, adesso qua non mi viene in mente, qua di SOT, che abbiamo visto ieri, c'è Power Macro, che cioè, questo non l'abbiamo mica visto ieri, una cosa del genere, non so neanche che forma possa avere il dispositivo che ci va dentro. E tra l'altro possiamo utilizzare dal menu in alto il 3D Viewer, che ci dà un'anteprima di come viene in 3D questo nostro footprint, e se questo footprint ha un solo package associato, quindi una sola forma del dispositivo associata, ed è questa forma è presente nelle librerie di KiCad, potrebbe anche renderizzarlo. Vediamo se è questo il caso. Non è questo il caso, quindi qua vi farà vedere in 3D la forma che avrà essenzialmente la piazzola su cui andremo a saldare. Però se prendiamo ad esempio un qualcosa che ha un modello tridimensionale tipo questo, forse, vediamo, dovrebbe, ecco, esatto, questo è già un modello tridimensionale, quindi possiamo già vedere che tipo di package andremo a lavorare essenzialmente. Ok, e questo era il footprint editor. Il Gerber Viewer invece è un tool molto basilare, serve solo, come dice il nome, per visualizzare. Una volta che abbiamo finito il nostro progetto di PCB andremo ad esportare un'immagine monocromatica che sarà poi il file tecnico che andremo ad inviare al nostro produttore, oppure che potremo utilizzare noi per stampare il singolo layer in casa, e quindi semplicemente un visualizzatore di questa cosa qua e non fa nient'altro. È un formato un po' particolare, per questo serve un visualizzatore, non potete aprirlo, per dire, in Photoshop o su Firefox. Image Converter, vabbè, prende una bitmap, quindi un'immagine, e la trasforma, come dice la descrizione, in un simbolo di schematica, un footprint, una cosa un po' sketchy, non sempre ha senso utilizzarla. Poi c'è questo qua, che è molto utile per in casi avanzati, che è un set di calcolatori che potrebbe essere utile a tutti gli elettronici, e ad esempio questo permette di calcolare delle resistenze di un regolatore di tensione in modo abbastanza comodo. Questi sono i color code delle resistenze, i codici colori delle resistenze TrueAll, per chi le ha mai viste, se no non è il focus di questo corso, non è un problema. Diciamo tutte le impedenze, tutte le cose immaginabili, cose strane. Questo è lo spacing elettrico, se abbiamo 8000 volt c'è il rischio che due tracce troppo vicino possano fare arco elettrico e quindi bruciare tutto, e questi sono i minimum spacing che devono avere, e un po' di specifiche tecniche che sono sempre comode. Poi l'ultimo è il Drawing Sheet Editor, che semplicemente serve a personalizzare questa cosa qua, che è l'anteprima del nostro progetto. Questa cosa qua non serve a niente, è solo funzionale quando noi andremo ad esportare magari un PDF, e fa solo molto figo, ecco. Per noi fa solo molto figo. Ok, andiamo a vedere più nello specifico allora il tool che ci interessa maggiormente, che è il PCB Editor. Okay. Come vedete, appunto, c'è questa cornice essenzialmente, ma non è assolutamente futile. Ad esempio, in basso c'è
il nome del progettista, la revisione, queste cose qua, un po' da disegno tecnico. Come si presenta l'interfaccia? Allora, abbiamo l'area di lavoro, che è quella a sfondo nero. Poi abbiamo a destra questo menu qua. Abbiamo una serie di layer. I layer sono i vari strati che ha il nostro PCB. Ieri ne abbiamo visti, in questo caso di default utilizza un PCB a due layer, però come notate, se scorrete nel menu tendina, non ci sono proprio solo i layer che abbiamo visto l'altra volta. Quindi per andare, se passate la freccina su ciascuna di queste voci, vi dice effettivamente che layer è. Okay? Per dire, questo qua rosso è il layer di rame frontale, quindi quello superiore del nostro PCB, che quindi andrà a rappresentare tutte le tracce e i piani che saranno presenti nel layer superiore, quindi dove sta il rame, quindi la parte più funzionalmente utile del nostro circuito. Il blu sotto è il back copper layer, esattamente quello del livello inferiore. F sta per front, B sta per back, e questa è una convenzione che vale da tutte le parti. I layer di adesivo servono per i componenti che richiedono un adesivo, quindi serve per segnalare al produttore dove vogliamo la colla, non ce ne frega una mazza. I layer di paste invece dicono al produttore dove mettere la pasta saldante, se vogliamo fare una saldatura a pasta saldante, non ce ne frega una mazza. Queste sono tutte informazioni che sono già presenti all'interno dei footprint che noi andiamo a recuperare dalle librerie. Quindi i dati di questi layer di default sono presenti nelle librerie, quindi noi non ce ne andremo a preoccupare. Però ci sono, perché sono delle informazioni che al produttore dobbiamo passare in alcuni casi. Silk screen invece l'abbiamo visto, è il layer dove noi andremo a scrivere le nostre informazioni, tipo i reference number dei nostri vari componenti. Se su un PCB avete mai letto tipo R32, sapete che quello lì è il resistore numero 32 e sapete che quello lì, riferendoti alla schematica, puoi andare a capire cosa fa e cos'è. Molto importante nel processo di reverse engineering e soprattutto durante il processo di assemblaggio, sapere che un R32 magari è un 64 ohm con queste caratteristiche. E vado a rivedermele dalla mia schematica. Ok? Front e back, anche qua, perché il seed screen lo puoi mettere in superficie e sotto. Mask invece è la solder mask che abbiamo visto ieri, che è quel layer che io ho chiamato di vernice, che non è proprio vernice, che va a coprire tutto ciò che non vogliamo che sia rame esposto, quindi che non vogliamo saldare generalmente, non sempre ma generalmente. Quindi è quella roba verde che vedete su PCB, verde o di qualsiasi colore essenzialmente. User drawings, come dice il nome, sono essenzialmente delle cose che ci danno una mano a lavorare, non vengono stampati da nessuna parte. I commenti sono commenti che possiamo mettere noi, eco 1 quello che vogliamo essenzialmente. Edge cuts invece è molto importante, definisce il perimetro della board, quindi dovremmo dire alla nostra industria che andrà a fare il nostro PCB, qual è il perimetro della board, dove devono tagliare effettivamente. Quindi noi qua, in questo layer qua, andremo a definire il perimetro della board. Margine, vabbè, non ci interessa. Courtyard è l'area che è necessaria attorno a un componente da specifiche. Per dire, io ho un condensatore, però non posso attaccato proprio un altro condensatore, ci deve essere un certo spazio. Questo per saldature, questo per proprietà meccaniche, e generalmente questo ci è molto d'aiuto durante la progettazione, perché ci dà un perimetro più esteso rispetto al package del componente, che dobbiamo rispettare per avere un PCB fatto bene. Quindi questo è solo per noi come aiuto. Front e back, chiaramente. Fab, in realtà sono delle reference che ci dicono semplicemente dove andrà effettivamente il nostro footprint, cioè il nostro package, che area occupa. Anche questo serve come reference per noi. E poi abbiamo un sacco di layer che sono, possiamo farci quello che vogliamo, servono, non servono, noi non li useremo, si usano per cose molto più avanzate, direi, oppure a vostra scelta, insomma. Preset, questi sono dei preset di visione. Se noi facciamo back layers, lui ci renderà visibili soltanto i layer dietro, mentre se facciamo front layers solo i layer davanti. Se facciamo front assembly view, ci toglierà tutti i layer delle tracce, ma soltanto ci lascerà soltanto i layer che rappresentano i nostri componenti. Sono dei preset comodi per lavorare nelle varie fasi dello sviluppo del nostro progetto. E sotto abbiamo dei selezionatori per
diciamo, gestire un po' cosa vogliamo visualizzare. Se ci muoviamo nel menu, possiamo vedere, diciamo, degli slider che ci dicono sempre, questo serve sempre per regolare come, cosa vogliamo vedere nella cosa nera. In questo momento non ve lo faccio vedere perché non c'è ancora niente. E poi arriviamo alle net. Le net sono un qualcosa di molto utile in realtà. Una rete in una schematica è una serie di pad, quindi di connessioni dei vari dispositivi che sono interconnessi tra di loro, una rete per dire. Adesso poi vedremo un po' meglio il concetto di rete appena mettiamo un po' le mani in pasta, però diciamo che ci sarà, facciamo un esempio, una rete di ground, tutti i pin e tutte le tracce che saranno collegate a terra faranno parte della rete di terra. Ci sarà una rete 5 volt, quindi tutti i pin che saranno connessi senza niente in mezzo 5 volt e tutte le tracce equipotenziali a 5 volt fanno parte della rete chiamata 5 volt. Ok? Queste reti qua sono importanti perché magari una rete ha bisogno di uno spessore diverso rispetto a un'altra rete o una serie di caratteristiche diverse. Noi potremmo specificare dei constraint, quindi delle limitazioni o delle specifiche per ogni rete. Ok? Guardiamo invece il menu qua sopra, queste tre opzioni essenzialmente. Quando noi lavoreremo dobbiamo specificare le varie tracce, lo spessore che hanno. Ok? Questo selettore ci permette di utilizzare una delle specifiche che abbiamo definito, oppure di definirne altre essenzialmente. Questo invece è la stessa cosa, però vale per le vie. Le vie, o vie in italiano, sono i buchi che ci servono per passare il segnale da una traccia di un layer superiore a una traccia di un layer inferiore. Oggi ad esempio per la demo parleremo solo di PCB a due layer, quindi con nessun layer interno. Però lo standard generalmente sono due o quattro layer a livello industriale. A livello casalingo un layer si può fare, due layer è difficile, quattro layer non si fa. Questo come reference. Griglia, come notate qua c'è una griglia che sono semplicemente degli snapping points, che sono dei punti entro cui noi potremo posizionare i nostri componenti e formeranno una griglia sul nostro piano di lavoro che ci serve per allineare correttamente i nostri componenti. La griglia può essere definita in base alle dimensioni e come notate ci sono o dimensioni che hanno un valore strano in millimetri ma un valore rotondo in pollici o viceversa sul fondo. Questo perché, come abbiamo detto, ci sono i due standard, quello in millesimi di pollice e quello in millimetri. Sono due standard, si possono usare entrambi, dipende dai tipi di componenti che utilizzate. Io lavorerò in millimetri, ma si può lavorare anche in mille, quindi millesimi di pollice. Per fare un esempio, la griglia, se selezioniamo un millimetro, noi zoomiamo, non so se non si vede una mazza, ma sul vostro computer, se zoomate, ci sono una serie di punti dove il vostro connettore farà lo snapping, quindi non vi permetterà di posizionarsi a metà tra quei punti. Se vedete che comunque si posiziona a metà tra quei punti, zoomate ancora e compariranno altri punti. A un certo punto non compariranno, scusate il gioco di parole, non compariranno più punti e a quel punto lì il selettore passerà da un punto al successivo senza potersi mettere in mezzo. Questo serve solo come guida nostra per allineare i componenti. Detto questo, vediamo un po' cosa abbiamo qua nel menu di edit. Qua dentro abbiamo la prima, la freccetta che permette di selezionare generalmente. Il secondo serve per vedere una net, una rete. Adesso non ce l'abbiamo, quindi non posso farvela vedere, ve la farò vedere dopo. Il terzo ci permette di aggiungere un footprint libero non associato a un componente in una schematica, che poi lo utilizzeremo, vedremo per cosa. Il quarto ci permette invece di aggiungere delle tracce. Questo posso farvelo vedere. Se io clicco posso aggiungere una traccia e lui in automatico tenderà a farmi gli angoli a 45 gradi. Si può cambiare questa cosa qua, si possono fare i fluidi, possono farsi a 90 gradi, si può fare quello che si vuole dalle impostazioni. Per il nostro caso d'uso teniamo 45 gradi, che va bene. Poi se si preme si aggiunge un'ancora e si va avanti così fino a che non si fa doppio clic e la traccia termina. Ok. La traccia poi è composta da segmenti in realtà. Per cambiare le dimensioni della traccia chiaramente si va qua, si modifica le dimensioni delle tracce, se ne mettono alcuni predefiniti
io qua posso mettere, non lo so, 3 mm, ok, e qua avrò l'opzione di utilizzare una traccia da 3 mm, se lo imposto così, la prossima volta che farò una traccia, la traccia sarà bella cicciona, ok, teniamo il default, ogni, come c'è scritto lì in alto, qui, di default utilizzerà lo spessore associato alla rete di cui fa parte una, la traccia, quindi se noi partiremo da un pad che fa parte di una rete chiamata 5V, per la rete 5V abbiamo definito che lo spessore deve essere un millimetro, tutte le tracce che partiranno o arriveranno, o meglio, che partiranno dalla rete 5V avranno spessore 3 mm di default, possiamo cambiarlo con questo selettore. Stessa cosa vale per le dimensioni del via, quindi diametro e queste cose qua. Le vie di solito le lasciamo di default e cose del genere. Qui sotto c'è il tool che serve per modificare la lunghezza di una singola traccia. Se io prendo una traccia e la disegno, poi posso modificare la lunghezza di una traccia, la seleziono, ok? E posso, adesso non si vedrà, posso modificare la sua lunghezza, ok? Questo serve per bilanciare delle tracce. Io voglio una traccia che abbia una certa impedenza, faccio queste biscioline per aumentarne la lunghezza e modificarne l'impedenza, ad esempio. Questo serve per bilanciare magari una coppia di tracce differenziali o cose del genere. Non lo useremo noi, forse alla fine se avanza tempo, ma dubito. Sotto ancora l'ultimo tool è il tool che permette di fare delle vie. Le vie sono palesemente, cioè sono semplicemente dei buchi. Ah, questo è lo snapping di cui vi parlavo. Sono semplicemente dei buchi che passano attraverso tutti i layer. Una cosa importante è che i buchi fanno, queste vie fanno parte di una netlist specifica, quindi quando andiamo a definirlo di default, se una traccia non è associata a nessuna netlist, quindi a nessuna rete, si può accedere, cioè può entrare nella via. Se invece la traccia fosse associata a una netlist, quindi a una rete specifica, la traccia si rifiuterà di collegarsi alla via. Ok, quindi se questa traccia parte da un pin chiamato 5V e io voglio collegarmi a questa via che non è categorizzata, mi passerà attorno semplicemente, poi lo vediamo meglio. Quindi quello che bisogna fare è doppio clic sulla via e qua bisogna segnargli la rete di cui fa parte. Okay? Ovviamente facendo doppio clic su tutti gli elementi ci sono opzioni un po' più avanzate, ma ci interessano particolarmente poco. Quindi per dire, questi sono il tipo di via che è, noi usiamo solo la through all, quella più comune, le altre le ignoriamo. Ok? E bene, l'ultima cosa importante, credo, ma sì, praticamente, è questa qua. Questa qua ci permette di disegnare le tracce però come poligoni, giustamente adesso. Nel senso che prima le tracce erano delle linee, adesso possiamo fare delle aree. In realtà queste tracce, come abbiamo visto, si chiamano piani perché sono belle larghe, e generalmente cosa facciamo? Riempiamo l'intera area della board che vogliamo che abbia questo piano, e se noi andiamo a tracciare delle tracce in mezzo a questo piano, lui automaticamente lascerà uno spaziettino tra la traccia e il piano. Adesso vediamo il piano, così deve essere associato a un layer innanzitutto, perché il piano è su un layer solo, e a una net che adesso non abbiamo, ma possiamo lasciare, tipo, non so se si può aggiungere, boh, proviamo. Possiamo dargli un nome, possiamo dargli una priorità se vogliamo sovrapporli, ma queste sono cose che poi si imparerà un po' con l'esperienza, non ci interessa. Premiamo ok e a questo punto possiamo iniziare a disegnare il nostro poligono, e tornando nel punto dove siamo partiti, questo è il nostro poligono, ok? Questa sarà l'area che verrà riempita da questo nostro piano. Facciamo un esempio, adesso se io premo B, oppure vado su, non lo so, sarà tipo, eccolo qua, edit fill all zones, lui riempirà questi perimetri che abbiamo tracciato, ok? Questo infatti è stato riempito, come notate
questa via ha un anello automaticamente apposto attorno a sé, quindi vuol dire che non c'è contatto tra questa via e il piano. Questo perché la via non fa parte di nessuna netlist, di nessuna net. Mutate tutto. E, mentre questo invece fa parte di una net di default. Anzi, in realtà, però vabbè, finché non sono sulla stessa netlist, sulla stessa net non si parleranno, quindi non si collegheranno. La stessa cosa, in teoria, se funziona adesso, è se io faccio passare una traccia. Se io faccio passare una traccia così, ad esempio, vedete che qua appena ho creato la traccia in realtà sembra sovrapporsi col piano, quindi sembra che ci sia contatto. Questo perché non ho rieffettuato il fill della zona. Se premo P, quello che fa è ricalcolare quale area occupa la zona. Quindi in questo caso qua avete visto che ha aggiunto lui automaticamente i bordi attorno. Se ad esempio facciamo così, una cosa un po' strana che non si dovrebbe fare, esatto, non me lo fa fare, però facciamo tipo così e ricarico, ok, non proprio quello che volevo, ma idealmente, vabbè, qua non funziona come dovrebbe, però tecnicamente se non c'è comunicazione tra il piano principale, cioè tra la zona più grande del piano e una zona più piccola, lui non dovrebbe riempirla di base. Qua no, perché non è associato a nessuna netlist e quindi lui riempie a caso, non gliene frega niente. Adesso andiamo a vedere un po' più nello specifico. Quindi, se noi andiamo su file, andiamo su board setup, se non crasha, non è crashato, no, ok? Qua possiamo impostare alcune informazioni della nostra board. Alcune sono abbastanza poco utili, tipo le specifiche dei vari strati, qualche cosa un po' più estetica, delle specifiche di misure. Ma le cose importanti è qua, nei constraints, che è la parola chiave di questo corso, come avrete capito, ci sono alcune limitazioni che possiamo impostare e generalmente queste limitazioni sono date dal processo di produzione che utilizziamo. Ad esempio, se vedete là in alto a sinistra, qua, è la minima distanza tra due vie, tra due tracce, qui in questo caso è 0, però in realtà un produttore ce l'ha una minima distanza. Il minimo spessore della traccia, le dimensioni delle vie, insomma un po' di cose tecniche. Queste vanno impostate prima effettivamente di fare il nostro progetto, perché se facciamo tutto e poi scopriamo che le nostre vie sono troppo, cioè le nostre tracce sono troppo vicine, diciamo ci mettiamo le mani nei capelli e dobbiamo rifare buona parte del lavoro. Quindi questa è una pagina che va vista prima di fare tutto il nostro lavoro. Qua, come abbiamo detto, possiamo, è lo stesso menu di prima, possiamo specificare le dimensioni di default delle nostre tracce o dei paia differenziali, distanze, cose del genere. E qua abbiamo le classi delle nostre net, e queste qua verranno popolate di default e cose del genere. Queste invece sono cose un po' più automatiche. Diciamo che questo programma è molto base, ma queste cose qua sono già avanzate. Se usate Eagle o Altium avrete un'infinità di menu di questo tipo. Direi che le cose importanti le abbiamo più o meno finite, credo, per questa cosa qua, e quindi possiamo iniziare a lavorare su un progettino essenzialmente. Poi se mi viene in mente qualcosa che ho mancato lo vediamo dopo. Quindi, tornando dal nostro KiCad, facciamo File, Open Project e apriamo uno dei progetti sono presenti all'interno della nostra cartella. Questa qua dovrebbe essere, sì. Prendiamo la cartella numero 0, demo empty, e apriamo il file di progetto. Sì, prima va scompattato lo zip, ovviamente. Cosa vediamo dentro questa cartella? Prima cosa, vediamo una sottocartella di backup che fa automaticamente lui, grazie KiCad. Poi vediamo il nostro file di PCB, vediamo il nostro file di schematica e poi abbiamo una libreria aggiuntiva. La libreria aggiuntiva contiene dei simboli, KiCad underscore sim indica che è una libreria di simboli, che sono custom, che quindi diciamo che ci servono perché nelle librerie di default di KiCad non ci sono. In questo caso, se l'apriamo,
qua c'è, l'avremmo evidenziata, non l'ho, l'ho persa, vabbè, la C, C U, qua. E c'è solo una footprint, cioè un simbolo custom, che è questo qua, di questo integrato che si chiama GL850G. Questo noi lo andremo a utilizzare per fare questo progettino di oggi, che non è molto semplice, quindi non faremo tutti i passaggi, perché per una questione di tempo, però didatticamente molto utile, perché andremo a lavorare anche con linee differenziali e due piani. Questo chip qua, anzi adesso ve lo dico, se noi andiamo ad aprire la schematica, questo è quello che ci troviamo davanti. Che bordello, eh? Questa è una schematica che ho, diciamo che ho preso il design da qualcun altro e l'ho un po' rivisto per essere un po' più chiaro, perché questo è un design di 10 anni fa. Diciamo che è diviso in 3 sezioni, queste cose blu, ok? Abbiamo Logic in alto a sinistra, USB Slaves in alto a destra e USB Master in basso a sinistra. Secondo voi cosa potrebbe essere? Qualcuno ha una minima idea? Con un USB Master che controlla un 4, in questo caso USB Slave? Non è molto intuitivo. A parte che c'è scritto. Se noi non abbiamo proprio una minima idea di questa cosa qua, cosa facciamo? Regola generale, si prende il chip più grasso, il più grosso, questo qua, che si chiama GL850, e si fa così. Dove me l'ha aperto? Ah, qua, molto bene. Si fa qua, si fa GL850G, datasheet, ok? Se WebEx si degna di funzionare, cioè se Durom si... Oh, molto bene. E si cerca il datasheet del chip più grasso, ok? E guarda un po' lì sotto cosa c'è scritto: USB 2.0 hub controller. Chi qua dentro non ha la più pallida idea di cosa sia un hub USB? Molto bene. Allora, no, c'è una persona, c'è, allora lo spiego comunque. Se un computer ha una sola porta USB, noi attacchiamo questo simpatico tool che moltiplica le sue porte USB, fine. Poi in realtà è un po' più complesso di così, ma magicamente passiamo ad avere disponibile una porta USB ad avere disponibile 3, 4, 5 porte USB. Questo qua è un controller che è il chip principale che è responsabile della gestione di questa cosa qua. Quindi per capire cosa fa un circuito, la prima cosa che andiamo a fare è andiamo a leggerci il datasheet. Questo è un chip banalissimo, infatti sono solo 40 pagine di datasheet, ovviamente non le vediamo tutte, però andiamo a vedere cosa possiamo aspettarsi da un datasheet, a parte un po' di figure, table, cose del genere, una descrizione generale di cosa fa. Questa è un po', è generale ma è un po' un bordello essenzialmente, quindi io l'ho già letta, quindi vi farò un riassunto. E qua andiamo a vedere questa sezione qua, è molto importante, pin assignment. Noi abbiamo il nostro package e vediamo ogni pin del package a cosa è assegnato logicamente. Si legge un po' male, adesso zoomiamo un pochettino. Questo package qua ha 48 pin, è un LQFP48, che è una tipologia che abbiamo visto ieri, una sottotipologia, va bene, non è molto importante in questo caso, e ogni pin è associato a qualcosa. In realtà non ogni pin, ci sarà qualcuno che non sarà associato a una mazza di niente, però guardiamo sotto, guarda, c'è un altro package dello stesso chip. Lo stesso chip, la stessa funzione logica viene fatta da prodotti commerciali che hanno un form factor, quindi un package differente, e ce n'è anche un altro, ok? In base al nostro caso d'uso possiamo scegliere quello che vogliamo. Dalla schematica noi non lo vediamo quale stiamo utilizzando. Spoiler, noi in realtà utilizzeremo questo, ok? Quindi ora vediamo a cosa sono assegnati i vari pin. Non sappiamo cosa significano queste cose qua e quindi scriviamo in giù. Ok, questa è la stessa roba in versione tabulare e queste sono le descrizioni dei vari pin. Ok, quindi prendiamo ad esempio un pin tipo, non lo so, GND. Sappiamo che tutti i pin collegati a GND sono pin di ground. Grazie. AVDD, tutti i pin collegati ad AVDD sono un'alimentazione input a 3,3 volt per la circuiteria analogica. Quindi insomma andiamo a leggerci tutte le varie descrizioni, sappiamo più o meno cosa fanno. Andiamo giù, questo è quello che succede dentro il chip,
che non ce ne può fregare di meno. Questa è una descrizione di quello che succede dentro. Noi progettisti del BCB non ce ne può fregare di meno, o meglio, un bravo progettista lo sa, a noi no, perché non siamo bravi progettisti. E andiamo a vedere cosa succede fuori dal chip invece. Questo è come opera, generalmente possiamo abbastanza ignorarlo, e quindi andiamo a vedere le singole configurazioni dei singoli pin. Questa, ad esempio, questi sono i dati di timing che ci interessa rispettare. Queste, tutte queste cose belline qua, molto bello, molto interessante. E arriviamo alle caratteristiche elettriche invece, che sono anche queste considerate dal progettista del circuito. Quindi sono tensioni, correnti, temperature che deve essere rispettate prima che esca il fumo magico dal nostro chip. E, vabbè, arriviamo invece, queste sono le caratteristiche di timing anche qua. Chi fa elettronica digitale di ste robe ne ha visto un'infinità. È un EEPROM, queste sono l'alimentazione, un po' di cose. L'ultimo capitolo invece è solitamente dedicato alle misure, al tipo di package. Nel nostro caso questo ci serve per controllare che questo tipo di footprint effettivamente corrisponde a una footprint che abbiamo in libreria, perché se no dobbiamo farcela custom. Ho già controllato, c'è già, e quindi siamo fortunati. E queste sono proprio misure in pollici, millimetri, dipende un po' come vuole il produttore. E quindi il nostro lavoro molto importante è verificare che questa cosa qua effettivamente esista nelle nostre librerie. È successo più di una volta che noi diciamo sì sì, si chiamano nello stesso modo questi package, però questa qua è una variante, una sottovariante della sottovariante, e i miei pin non si allineano più, e quindi il PCB è tutto da buttare, perché se non si allineano i pin o si fa un Frankenstein, non fate un Frankenstein, o meglio sì se siete poveri, e oppure avete poco tempo, perché i PCB della Cina ci vuole un mese minimo. E quindi è molto importante controllare questo tipo di specifiche. E qua siamo arrivati in fondo al nostro datasheet. Quindi tre quarti delle cose qua dentro importano al progettista del circuito, però almeno sappiamo cosa fa. È un controller di un hub USB 2.0, quindi sappiamo che questi altri cosi gialli qui sono dei connettori USB, in questo caso USB tipo A, questo qui, questo no, perché si chiama sempre USB ma non ha il label di USB tipo A. E poi abbiamo il nostro master, che invece è un micro USB. Che schifo micro USB, non usateli per amor di Dio. Però qua ho usato un micro USB perché è abbastanza comodo. Poi abbiamo una serie di linee che collegano le nostre varie cose, una schematica più o meno tutti possiamo immaginare cosa faccia. E poi abbiamo queste freccettine qua che sono dei label. Tutto ciò che è collegato a un label chiamato USB 5 volt è collegato tra loro essenzialmente. Quindi questo USB 5 volt sarà collegato a questo USB 5 volt. Questo serve solo per rendere più chiara la schematica. Ok? E quindi partiamo a vedere qui un po'. Adesso vado un po' velocemente perché non interessa sapere come funziona il circuito, non interessa implementarlo. Ma per implementarlo dobbiamo comunque sapere come è fatto come funziona il circuito. USB, un connettore USB ha generalmente quattro, come abbiamo detto ieri, ha quattro connettori, un terra, ground, questo qui, zoomiamo un po' di più, questo qui che è un terra, ha un connettore, due connettori differenziali di più e di meno, che in realtà non sono più e meno ma è una convenzione essenzialmente, però trasportano un segnale solo essenzialmente, e poi invece abbiamo il connettore di V bus essenzialmente, che quindi sono 5 volt, la tensione del bus USB è 5 volt per standard. Questo è un USB 2.0. Se volete vedere un connettore USB tipo C, ce ne sono 30 di connettori, quindi è un po' più complesso. Cosa abbiamo messo qua? Tra i 5 volt e terra abbiamo messo due set di condensatori. Questi sono condensatori generalmente che servono per stabilizzare la tensione in ingresso e cose del genere, non ci interessa il motivo per cui sono due essenzialmente, ma di solito si mettono in multipli per migliorare la risposta alle varie frequenze di interferenze e cose del genere. Non stiamo a parlare di queste cose qua, sappiamo soltanto che servono per stabilizzare la tensione d'ingresso. La stessa cosa vale per tutti. Notate che qua ce ne sono due, qua ce n'è solo uno, per quale motivo è perfettamente simmetrico? La risposta è perché qui non ci stava fisicamente nel PCB, e quindi è una scelta molto comune nei progettisti di hub USB un po' scarsi, non ci sta, non lo mettiamo, pace ame, questa cosa non va molto bene, ma così è. Nel master invece abbiamo in ingresso un fusibile, ok,
E diciamo che abbiamo una linea 5 volt non protetta e una linea 5 volt protetta, abbastanza chiaro. E poi anche qua di più e di meno. Qua sono numerati di 0, sono riferiti al connettore numero 0, mentre qua abbiamo di 4, connettore numero 4, di 3, connettore numero 3. Quindi abbiamo in totale 4 linee differenziali che dobbiamo tenere d'occhio, che non è proprio banalissimo. Questo connettore qua invece, voi dite, vabbè, USB master è solo uno, infatti notiamo che USB 5 è collegato a USB 5, di 0- è collegato a di 0-, di 0+ è collegato a di 0+, ground è collegato a ground. Quindi questi due connettori sono virtualmente in parallelo, quindi sia che noi connettiamo il master qui, sia che noi connettiamo il master qui, è la stessa cosa. Vedremo che questi due connettori avranno due footprint diversi, però questo lo vediamo dopo. L'ultimo pin che non abbiamo visto è questo shield. Il connettore USB, questa curiosità vostra, è schermato in alluminio, e no, in realtà non so se è proprio alluminio, e generalmente cosa si fa? Si mette a terra, fine. E qua c'è un connettore DD perché questo è un USB mini, supporta un protocollo di identificazione che non mi interessa, infatti non lo colleghiamo, rimane scollegato. Quindi questa era la parte semplice. Parte difficile, il cippone. Cosa fa tutto sto casino qua che vediamo qua? Allora, excursus velocissimo perché sennò non ci stiamo dentro coi tempi. AVDD, 3 pin di AVDD, tensione d'alimentazione per la sezione analogica. Molto bene, collegati tramite un induttore al pin DVDD, alimentazione della sezione digitale. Perché sono separati? Questioni di rumore, a noi ce ne freghiamo. Ok, l'induttore serve appunto a livello di rumore, fa un filtro LC con i condensatori, ma tutta roba che c'è scritta nell'implementazione del nel datasheet. Se volete fare un'implementazione fatta bene, leggete il datasheet, ok? E capite più che altro perché si fanno le cose. Stessa cosa, questi sono condensatori di disaccoppiamento, servono per stabilizzare a livello di rumore un'alimentazione del chip, o meglio, per evitare che il chip riversi rumore nel nostro circuito, ma sono cose un po' avanzate. Stessa cosa per DVDD, questi qua sono due condensatori di disaccoppiamento e sono collegati a 3V3, questa cosa qua, 3V3 e DVDD, DVDD tramite induttore a VDD, è come se fossero collegati tutti e tre assieme essenzialmente. 3V3 volte in realtà è un output, se guardiamo dalle specifiche. Questo chip ci genera 3,3 volte, ha un regolatore di tensione interno, quindi praticamente lui genera la tensione che poi va a ributtarsi dentro. Questo perché noi potremmo alimentarlo con una linea 3 volte esterna e altre cose, e in più ha bisogno di questi condensatori ciccioni che dentro il chip non ci stanno. E più, vabbè, abbiamo un'etichetta perché questo 3,3 volte servirà da qualche parte. Input dei 5 volte dal nostro USB master per alimentare tutto il baraccone qua. Terra viene collegata a terra, ma guarda un po'. Test viene collegato a terra perché ha una funzione di test che noi non utilizzeremo. Reset è un pulsante di reset che semplicemente fa un power cycle, quindi resetta il nostro chip. È collegato a questo circuito casinistico che semplicemente è un bottone, uno switch, con un partitore di tensione in serie, essenzialmente, con un condensatore che serve per stabilizzare il circuito, è improprio, ma è un conduttore di, per chi ha un'idea di cosa sia, debouncing, vabbè, è un condensatore di debouncing. Questo semplicemente lo leggiamo come è un bottone, ok? Fine. Qua RRF è un input di riferimento, collegato tramite un resistore da 680 a terra, questo lo dice la specifica, non so cosa voglia dire, non so cosa mi serva, lo faccio, fine. P-Self e P-Gang sono entrambi P-Gang, wow, sono entrambi collegati al 3V3 volt che prendiamo da qua sopra essenzialmente, e servono per per definire delle funzioni aggiuntive del nostro chip. Facciamo come dice il manuale, come dice il tipo che ha fatto il circuito, quindi un 10K qua, un 100K qua, e poi iniziamo ad avere DM0, DP0, DM1, DP1, DP2, DM2, DP2, DM3, DP3, e queste sono le nostre linee USB. Avremo un master che si collega alla linea 0, poi abbiamo gli slave che si collegano alle linee 1, 2, 3 e 4. Ok? Power RAN disconnessi, non so neanche cosa vogliano fare, si lasciano disconnessi, non ce ne frega una mazza. Overcurrent protection è un pin che serve per verificare che noi non stiamo tirando 400A dal nostro connettore USB. Ok? Quindi in realtà lui dovrebbe, sarebbe un feedback essenzialmente. In realtà noi cosa facciamo? Ci colleghiamo a un partitore di tensione, quindi questo pin qua leggerà sempre la stessa tensione, quindi anche se noi tiriamo 400A questo pin qua non gliene frega niente, quindi bruciamo tutto. Questo serve per semplificare,
praticamente noi gli facciamo credere che stiamo tirando sempre tranquillissimi 1 ampere, quando in realtà potremmo fare quello che vogliamo. Togliamo un meccanismo di protezione. Semplifichiamo il circuito, si può fare. Nelle cose da 1 euro ti pare che ci sia la protezione sulla sovracorrente. E quindi qua lo facciamo per semplicità. X1, X2, questo è un cristallo, un oscillatore, e serve per generare un clock. Fine, questo è un circuito banale di un cristallo e serve per dare una frequenza, cioè una frequenza di riferimento che serve per mantenere le specifiche di timing dell'USB. Di tutta sta roba qua, ah giusto, c'è anche l'ultimo pezzettino qua, sono altri 2 condensatori di decoupling messi lì a parte. Di tutta sta roba qua possiamo ricordarci niente. Uscirà un circuito fatto un po' malino, ma sarebbe meglio ricordarci queste cose qua, ma virtualmente potremmo non sapere cosa funziona. Noi dobbiamo unire i puntini e questa è la mappa dei puntini che dobbiamo unire, ok? Quindi se non avete capito una mazza, bene, uguale, cioè in realtà un po' meno bene, ma va bene comunque, ok? Non è la fine del mondo. Molto bene, ora che abbiamo capito cosa andremo a fare, prendiamo il nostro file di PCB. Partiamo dal nulla, ok? Prima cosa, impostare i constraint. Io non so che produttore avrò, non so che capability avrà il mio produttore, se la mia macchina per farlo in casa, quindi io non le imposto, però in realtà andrebbero impostati. Sempre qua, file, board setup, si mettono tutte le specifiche di produzione, quelle che abbiamo visto prima. Seconda cosa, definiamo le specifiche meccaniche della nostra board, ergo dimensione e forma. Quindi andiamo a sezione layer, andiamo a prendere il nostro, almeno adesso visualizziamo, utilizziamo la visualizzazione front assembly view, perché tutti i nostri componenti che andremo a piazzare saranno sul layer frontale e quindi noi vogliamo vedere i componenti frontali, quindi front assembly view, e lui ci autoselezionerà automaticamente dei layer abbastanza comodo. E andiamo a vedere il layer chiamato edge cuts e lo selezioniamo, così tutti gli edit che facciamo apparterranno a questo layer. Facciamo la forma della nostra, del nostro PCB, quindi andiamo a prendere un tool che non abbiamo visto prima, che è questo qua, una linea. Una linea è una linea, cioè su un layer è interpretato come una linea, un qualcosa che non ha nessun tipo di significato se non quello attribuito dal layer in cui è. Okay? Quindi in questa cosa qua una linea nel layer edge cuts è un taglio, una macchina farà un taglio fisicamente lì. Quindi noi in quest'area qua ci spostiamo in un posto abbastanza comodo, la griglia la teniamo 1 mm perché è una risoluzione sufficiente, zoomiamo un po', troviamo i pallini che ci interessano, ci agganciamo un pallino e poi tiriamo una bella linea di, boh, non so, 70 mm. No, zoomiamo un po' così, proviamo a tirarla dritta. 69, potremmo fare di 69 però. 70 e poi facciamo 40. Queste in teoria sono specifiche che ci diamo noi, poi in realtà se non ci interessa potremmo fare anche un'astronave di scheda, però ci costerà un occhio della testa. Quindi, tanto abbiamo detto sì. Torniamo da dove siamo partiti, clicchiamo e qua abbiamo la nostra edge cuts. Se noi andiamo qui in view e facciamo 3D viewer, possiamo vedere in 3 dimensioni la nostra board. È una bella sottiletta, adesso il render fa un po' fatica. Sì, certo, le sottilette sono impegnative da renderizzare, capisco. Vabbè, e comunque come vedete è essenzialmente una sottiletta, però è tagliata con le dimensioni giuste, ok? Torniamo al nostro programmino e quindi cosa facciamo? Vabbè, allora iniziamo ad andare a spiaccicare i nostri componenti, ok? Però quindi io devo aggiungere manualmente le footprint di ogni componente? Eh no, noi partiamo dalla schematica e come abbiamo visto ieri prendiamo la schematica e traduciamo ogni simbolo nel suo footprint. Quindi torniamo sulla nostra schematica e c'è un tool abbastanza comodo, se la schematica non laggasse all'infinito, molto bene, forse è il PCB che fa danni. Sì, salviamo un attimo. Ah sì, infatti ti pare che il mio computer rega 2 cose. Questa è la nostra schematica, qua c'è un tool abbastanza comodo, si vede, spero di sì, questo qui no, non si vede, come fa a vedersi, è tipo qua, vabbè, sarà tipo voi lo vedrete perché io ho un po' zoomato per far vedere al proiettore. Qua c'è un assign footprints,
che serve, prende tutti i nostri simboli, creerà, aprirà un'altra finestra, e qua al, in una colonna al centro abbiamo simbolo, numero sequenziale, nome del simbolo, e poi abbiamo qui, nella colonna qui, il footprint che gli abbiamo assegnato. Ok? A sinistra abbiamo la libreria, a destra abbiamo il footprint specifico. Ok? Quindi io posso selezionare questo, e se non morisse... Ah, non è morto, sono io che sono morto, vabbè. E a parte che lui me lo evidenzierà nella schematica, perché tutti i programmi si parlano tra di loro, quindi è comodo anche capire dove, quale, cioè il mio C5 che ho selezionato qua, dove sta. Se io prendo il mio 1, sarà il cippone grosso e me lo seleziona automaticamente. Nel footprint io vado a selezionare la libreria che mi interessa e selezionare il footprint. Qua, per semplificare il lavoro, li ho già selezionati tutti io. In alcuni casi sono già preselezionati, in altri casi, tipo i condensatori, non sono preselezionati e dovete andarveli a cercare voi. Per dire, ho un condensatore, molto bene, vado in capacitor, lo voglio SMD o lo voglio THT, through all? Lo voglio SMD. Che tipologie ho? Cosa posso scegliere? Ne ho l'infinità qua, tutte quelle che volete. Prima cosa, si va a cercare sul sito del produttore quali ha a disposizione e quali sono adatti a noi. Questo è un lavoro che però va fatto prima. Ok? Questa è un'applicazione reale, non ha senso farlo adesso perché ci vuole un bel po'. A questo punto, dopo aver assegnato tutti i footprint che ci interessano, apriamo il nostro editor BDPCB, che in realtà poteva stare anche aperto, poverino. Spero sia salvato correttamente. E facciamo una cosa magica. C'è questo pulsantino qua che è aggiorna PCB con i cambiamenti fatti sulla schematica. Ok, io lo premo, non funziona. Perché... ok, ora funziona, mi apre questa cosa qua, mi dice cosa farò in questo momento, aggiungerò tutta sta roba qua, va bene, ok, ci sono un po' di opzioni che sono abbastanza autoesplicative, faccio update, chiudo la finestra, total warnings 0, errors 0, cosa positiva direi, e qua abbiamo un bel blob di roba, che non si vede niente, zoomiamo un po', un bel blob di roba che sono i footprint di tutti i nostri componenti essenzialmente. Adesso noi li mettiamo qua all'esterno e facciamo e lui ce li piazza. Questi sono tutti i nostri componenti. Come noterete ci sono, ad esempio in particolare, tre USB, tre connettori USB grossi, c'è un connettore mini USB che è questo qua, c'è un pulsantino di reset che abbiamo visto prima, il cippone, questo è il nostro cippone, che poi non è così tantone, se avete presente la dimensione di una porta USB questo è il chip. Ed è già considerato grande per gli standard di un PCB, per dire. Qua possiamo notare un condensatore. Questo è marcato come L e quindi è un induttore, essenzialmente quello che abbiamo visto prima. Poi il condensatore. E poi abbiamo questi qua più piccolini che possono essere condensatori, resistenze e quant'altro. Questi qui invece sono dei connettori che sono degli header. Gli header, che abbiamo visto ieri, sono... rappresentati nella schematica, come vedete è evidenziato così, non so se si vede bene, è un connettore generico. Ups. Ah sì, lago un po' perché due applicazioni aperte sia mai, facciamo così, lo chiudiamo. E l'header semplicemente ci servirà a noi per fare un po' di debug. Noi collegheremo i nostri strumenti di debug e andiamo a vedere se abbiamo fatto dei danni e dove li abbiamo fatti. Ok, questi sono molto utili. E quindi cosa facciamo? Iniziamo a piazzare i nostri componenti. Le regole che abbiamo detto ieri: si parte dai connettori perché sono quelli che hanno una posizione importante, si passa poi alle cose più grandi e dalle cose più grandi si va a quelle più piccole, tenendo a mente però che alcuni componenti devono stare vicini tra di loro, e questo ce lo dicono le specifiche. Nello specifico, gioco di parole, i condensatori di disaccoppiamento devono stare molto 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 vicini al pin d'ingresso dell'alimentazione. Quindi partiamo dai connettori grossi, a parte che fanno così, non ci serve. Prendiamo il connettore grosso, lo trasciniamo, lo mettiamo tipo qua, o meglio qua. Prendiamo l'altro, lo mettiamo tipo qua. Questo lo mettiamo tipo qua. Ok? Poi in realtà se si vuole fare un lavoro fatto bene, ovviamente bisognerebbe considerare gli spazi tra i due connettori. Il chip lo andiamo a mettere tipo qua. E adesso vedete questa cosa qua molto importante, c'è una bella ragnatela
La ragnatela ci indica la netlist, quindi le connessioni tra i vari punti. Facciamo un esempio. Vedete questi cerchi qua? Sono i cerchi di ground, vuol dire che il nostro connettore avrà un passaggio through all in tutto il PCB e noi possiamo saldarlo. E questa cosa qua è collegata direttamente allo shield, al, diciamo, alla copertura del nostro connettore USB. Ed è connesso a ground, come abbiamo specificato nel nostro schematico. Se prendiamo ad esempio questo condensatore qua, che è collegato da una parte alla linea USB 5V e dall'altra parte a terra, lo trasciniamo, vedremo che dinamicamente, vedete che si crea e si stacca un ramo, lui si collega solo al punto di accesso alla rete più vicino. Quindi il ground qua più vicino è questo ground qua, qui il ground più vicino è questo ground qua. Questi collegamenti servono solo a noi per capire dove devono andare i nostri segnali, le nostre linee di alimentazione. Quindi non ci interessa precisamente adesso che percorso fanno. Tra l'altro possiamo farli anche con questa opzione qua, possiamo farli tipo così. È molto bello. E possiamo anche non visualizzarli per una comodità nostra. Ok? Un'altra cosa che vogliamo aggiungere magari è un qualcosa di meccanico, tipo dei buchi per far passare delle viti di montaggio che non sono specificate all'interno del nostro PCB. Quindi andiamo a prendere qua Add Footprint, oppure prendendo il pulsante A. Questi sono tutti i footprint che abbiamo in libreria e cerchiamo buco. Ok? E nella libreria, sotto libreria Mounting All, ci sono un'infinità di tipi di buchi diversi che potresti voler avere. Alcuni hanno un pad se vogliamo mettere a terra tramite le viti o cose del genere. Quindi noi ad esempio prendiamo un 2.2M2, che è abbastanza uno standard, e li piazziamo dove vogliamo. Una volta piazzati, in realtà, premendo Esc si esce dal tool, si torna di default sulla freccettina, si possono copia e incollare, e le possiamo mettere agli angoli della board. Tenete sempre presente che strutturalmente non possiamo mettere... allora, ad esempio qua il nostro buco sarà solo quello azzurro, quello viola ci indica dove noi non possiamo posizionare niente, perché la testa della vite andrà a occupare quello spazio, quindi non possiamo occupare noi quello spazio. Questi sono dei nostri riferimenti che ci escono comodo, ed è uno dei layer di cui abbiamo parlato prima. Io questo qua lo posso spostare, posso arrivare qua, ma non posso fare così, perché sennò la mia vite sarebbe fuori e in più si spaccherebbe il PCB. E in base ai materiali dobbiamo conoscere dove mettere le viti. Ok, questo è un esempio. Allora, visto il tempo, direi che non sto a piazzare tutti questi connettori. Ok. E c'è un trucco. Tra l'altro, ecco, questo è il cristallo, ad esempio, per i footprint un po' strani che non abbiamo visto ieri. Cosa facciamo? Usciamo dal programma, non ci interessa. Dal nostro main project facciamo file, open project. Cambiamo progetto, nella nostra cartella andiamo a prendere la 1, demo placed. Nella demo placed, e carichiamo il progetto, ci sarà la stessa identica schematica di prima che abbiamo visto. Se noi però apriamo il PCB, magia, oh no, guarda, li ho già piazzati, adesso sono nella visualizzazione sbagliata, ma ho già piazzato i componenti dove li voglio, ok? Il lavoro di piazzare il componente non è così veloce, ci vuole un'ora, ci vuole per questa cosa qua, ci ho messo un'ora, tra l'altro l'ho fatto 10 minuti prima dell'inizio di questo corso, quindi. Già, pensavo anch'io ci volesse di meno in questo caso. Però ad esempio ho avuto alcune accortezze, ad esempio questi condensatori di disaccoppiamento li ho messi relativamente vicini al pin che devono disaccoppiare, che è uno di questi. I condensatori relativi alle USB che abbiamo visto devono essere vicini al pin che devono disaccoppiare. Quindi questo è un condensatore, questo è un altro condensatore, questo è il mio connettore USB. E in più notate che ho lasciato spazio per le tracce. Questa zona qua in mezzo è libera, perché da questi pin qua poi dovranno partire delle tracce che vanno nelle varie USB. Se io ci metto roba in mezzo, quelle tracce lì devono fare tutto un giro dell'oca. E quindi magari a noi non interessa. Questa è un po' un'arte, è un po' un Tetris, si va un po' a tentativi per esperienza essenzialmente, e dopo un po' ci si arriva. Quindi se noi prendiamo il nostro visualizzatore 3D, che spero si sia aperto, magia delle magie, sta cosa qua ricorda già più una board. Okay.
Quindi noi abbiamo, come si vede da qua, il nostro connettore USB mini in input, ci abbiamo il nostro connettore di debug che è collegato esattamente in parallelo, quindi sono la stessa cosa praticamente, sono due modi per connetterci alla board. Abbiamo le nostre tre USB, che si vede abbastanza bene che sono USB, la quarta USB che è un header e non è un connettore. Abbiamo quattro condensatori di questo tipo, poi qualche altro condensatore tipo questo che è in un formato differente, il nostro cippone, il cristallo che come vedete è un tubo, ma non dovrebbe essere così, questo perché il modello 3D fa un po' schifo essenzialmente, però si può cambiare, al massimo se c'è tempo alla fine lo cambiamo, il nostro bottoncino di reset e più o meno tutto. Qua manca qualcosa, qui questa è una footprint mancante ed è il nostro induttore, perché nelle librerie 3D quella footprint lì non è associata automaticamente al modello dell'induttore. In realtà possiamo forzarcela sopra, poi se avanza tempo vi faccio vedere per avere il modello 3D bellino, ma non è necessario. Notate anche che ci sono i nostri buchi ci sono e sono i nostri buchi di montaggio, okay. Da qua cosa iniziamo a fare? Iniziamo a fare il lavoro, non dico più difficile, ma ugualmente difficile prima. Iniziamo a fare il routing, quindi ci spostiamo da Front Assembly View, ci spostiamo a All Copper Layers, che è abbastanza comodo per visualizzare quello che dobbiamo andare a fare. E quindi iniziamo così. Prendiamo la nostra traccia. Ah, giusto, una cosa importante. Se io vado qua e vado su, credo qua, Board Setup, e faccio net classes, se notate ho definito due classi, queste potete definirle voi con delle specifiche vostre, default che sono tutte le tracce di segnale e poi power che sono le tracce di potenza. Se notate sono le tracce di potenza sono un po' più spesse delle tracce di segnale, ok, il resto è più o meno uguale, ok. E da questo sottomenu qua io prendo le varie reti, quindi tutto ciò che sarà collegato al D0 più, tutto ciò che sarà collegato al D0 meno, e gli assegno una classe, ok. Ad esempio a VDD, che quindi è l'alimentazione, è classe power, GND classe power, 3V3, CV, 5V, 5VP classe power, queste che non sono nominate sono classi di default. Per vedere ad esempio una rete, prendiamo questo tool qua e posso cliccare su qualsiasi componente, non in questo caso però, forse no, lo devo fare sulle tracce probabilmente. Però ad esempio se vado nel mio editor di PCB, che qua le tracce ci sono già, io posso prendere questo tool qua in alto a destra, cliccare su una net e lui mi evidenzierà in rosa, senza crashare esattamente, tutto ciò che è collegato a quella net, tutte le cose che sono cortocircuitate tra di loro. Se io clicco ad esempio USB 5VP, so che la mia 5VP sarà portato più o meno in giro da tutte le parti. Se clicco su ground è la cosa a cui sarà connesso più roba. E infatti si vede un po' maluccio, non so se da lì si riesce ad apprezzare, ma più o meno un bel po' di roba è collegata a ground ed è in rosa shocking essenzialmente. E queste, ognuno di questi singoli punti in cui sono cortocircuitati dei componenti si chiama net, ok, usciamo da qua. La stessa roba vale qua, le stesse identiche net le troviamo qua. Qua che è passato Spider-Man invece ci fa vedere le net in modo virtuale, non esistono ancora, ci dice solo dove dobbiamo crearle. Quindi iniziamo, da cosa iniziamo? Iniziamo dall'alimentazione, potrebbe essere una buona idea. Anzi, All Copper Layers, potrebbe esserci comodo fare All Layers. È un po' più confusionario, però possiamo già iniziare a vedere cosa possiamo fare. Possiamo partire, che ne so, dal disaccoppiamento di un USB. Se zoomiamo un po', qua abbiamo USB 5VP, che quindi è la tensione, è la tensione protetta dal nostro fusibile, che deve andare qua e che deve andare anche qua. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo una traccia con lo strumento di disegna tracce, clicco sul pad e lui bello intelligente mi evidenzia solo i pad verso cui devo andare, verso cui posso andare, perché se provo ad andare qui lui no, mi gira attorno, ok? E io posso fare tipo cose del genere, ok? Lui mi segue e in alcuni casi mi dice no, sei un po' un imbecille, non faccio lo slalom, in alcuni casi sì, in altri casi no. Se voglio forzare a fare lo slalom aggiungo un punto e lui poi da qua proseguirà, ok? Questo è un routing semi-automatico che è abbastanza comodo. In questo caso qua io vado da qui a qui, boop, e le due cose sono collegate, è scomparso Spider-Man da qua e c'è la nostra traccia.
Da qua mi collego qua. Ok, e quindi questi sono collegati. Possiamo fare lo stesso disaccoppiamento qui, 5 volte, lo attacco ai 5 volte qua. C'è un altro 5 volte qua, lo collego. In alcuni casi non ha senso collegare un po' tutto, perché cioè, in realtà noi potremmo semplicemente tracciare queste linee che Spider-Man ci consiglia. In alcuni casi però non è proprio l'ideale. Per dire, queste due cose di terra, io potrei fare questo. Ok, funziona perfettamente. L'idea però è che per questioni di rumore noi abbiamo un secondo layer. Che facciamo? Dedichiamo l'intero secondo layer alla terra. Dato che la terra sarà un po' necessaria ovunque, facciamo un intero piano di terra sul secondo layer, in modo tale che se io metto una via, quindi un bocchino da qualsiasi parte, io posso raggiungere questo piano di terra. Quindi facciamo così. Ci muoviamo sul layer B, ok, che è quello blu. E da qua prendiamo quel tool di disegnare un field zone, quindi un piano, lo clicchiamo, prendiamo i limiti della nostra board come punto di partenza e qua vediamo che qua ci chiede a quale net possiamo associarla. In realtà dovrebbe darmi un menu a tendina sulle varie net. Ah, eccolo qua sotto, bello. È lo zoom che fa cose strane, probabilmente. Vabbè, comunque voi lo vedrete un pelo meglio, decisamente. Qua c'è un menu a tendina di tutte le net che abbiamo a disposizione. Noi ci interessa collegarci a GND, quindi spero che funzioni GND. Credo sia GND qua, eccolo qua. Ah, ecco, si è allungato. Noi e lo facciamo su layer 2, la chiamiamo B underscore GND, ha un nome proprio. Le altre cose non ci interessano in questo caso. Facciamo OK e possiamo andare avanti a tracciarla. Andiamo avanti a tracciarla. La tracciamo, torniamo dal punto di partenza, clicchiamo e lei sarà generata. Lo notiamo perché ci sono queste lineettine, non so se si vedono lì, ma ci sono delle lineettine qua che indicano che è stata generata. A questo punto cosa facciamo? La riempiamo, quindi premendo il pulsante B oppure da edit fill all, cos'è qua? Fill all zones B e la riempiamo. Come notate sarà riempita completamente, quindi se io dal mio visualizzatore vado a vedere solo i back layer, vediamo che non ci sarà niente, posso anche disattivare Spider-Man qua, non ci sarà niente se non i buchi che ci servono per i nostri componenti, i buchi meccanici di montaggio e basta, è un layer completamente pieno. Questa è un'intera traccia, questo è rame, tutta questa cosa qua azzurra è rame. Ok, torniamo su tutti i layer e dico vabbè, torniamo qua sul principale e dico vabbè, ma sta cosa qua per una questione di rumore la posso fare anche su il piano superiore, dato che terra ci fa sempre un po' da gabbia di Faraday, e questo è un concetto molto banale che in realtà va spiegato un po' meglio. Noi cosa facciamo? Prendiamo il nostro tool di riempimento, facciamo la stessa cosa, ok, stavolta sul layer frontale, la net sarà sempre il nostro GND, che è tipo questo qua, ok, lo chiamiamo FGND, non è obbligatorio dargli un nome, ok, tracciamo la nostra zona, così, così, così e così, ok, lui non l'ha ancora riempita, premo B e lui me la riempie, se deseleziono e vado a vedere solo il front layer, io vedo che attorno alle basette che non devono essere collegate a terra, quindi qua ci sarà lasciato uno spazio, mentre attorno alle basette, cioè i pad che devono essere collegati a terra, ci saranno automaticamente dei collegamenti. Perché non è tutto collegato? Perché quando andiamo a saldare noi scalderemo questa piazzola e per proprietà termodinamiche diciamo che scalderemo anche tutto il rame che c'è attorno. Minore il punto di contatto, minore ci sarà propagazione di calore e più velocemente aumenterà la temperatura del pad, quindi possiamo saldare più velocemente. Questa cosa può essere modificata dalle opzioni dell'area, oppure possiamo fare noi dei collegamenti manuali, possiamo tirare una traccia così e lui ci collegherà in automatico queste due cose. Di solito si modifica perché in quella traccia vogliamo far passare tanta corrente e quindi ci serve tanto più spazio possibile. E quindi se andiamo a vederlo in 3D, questo cos'è?
dovrebbe esserci. Ops. Zoomiamo, notiamo effettivamente la stessa identica cosa. La solder mask sarà applicata su tutto, però le aree più scure, stessa cosa in un PCB, non hanno sotto del rame, e quindi i nostri componenti saranno più o meno circondati. Qua in questi casi qua non c'è nessun collegamento a terra, tranne qui. Questo voleva collegarsi a terra, purtroppo non c'è riuscito per una questione di spazi e di restrizioni che gli abbiamo dato all'inizio di default, perché magari è troppo stretto, gli angoli troppo così. Però sono tutte cose che possiamo modificare. Comunque si collega tramite questa linea qua. E questo in 3D serve per capire la stessa cosa. Il visualizzatore 3D non è essenziale, però ci fa capire un po' meglio le dimensioni reali. Cioè la stessa cosa la possiamo vedere qui. Ok. Bene, quindi iniziamo a tracciare le nostre tracce. Ok. E qua si può andare avanti più o meno all'infinito. Giusto, mettiamo Spider-Man. Qua, da qua voglio andare qui. Problema, da qui voglio andare qui, non è un problema. Ok. Ci sarà un momento però in cui avremo qualche difficoltà per dire: io adesso da qua devo arrivare qui in fondo, e quindi a parte che non voglio fargli fare tutto sto giro del blocco attorno, ok? Voglio fargli fare un giro carino, quindi tipo questo, per dire, questo è un giro carino. Ok. L'altra di fianco, quindi questo qua, che è il suo corrispondente meno, facciamo un routing. Passiamo quanto più vicino possibile perché è una traccia differenziale. E guarda, è un problema. Vedete che io sono da un lato e voglio andare dall'altro. Quindi o faccio il giro attorno, cosa che mi è sempre permesso fare se ci passo. Però è una cosa un po' bruttina. Io quello che posso fare è arrivare fino qua con la mia traccia. E per ora me la tengo, se l'autorouting fa bene, me la tengo qui. Ok. Tra l'altro adesso lo sfondo rosso mi dà un po' fastidio. Posso... non mi ricordo come, anzi sì, qua c'è un'opzione in realtà che non si vede, eccolo qua, Draw Zone Fills, non fa quello che devo fare, ah eccolo qua, Draw Zone Outlines, semplicemente lui, la zona è riempita ma mi fa vedere solo il perimetro, così riesco a vedere un pelo meglio quello che sto facendo. Cosa faccio? Ricordo che ho sempre un secondo layer, creo una via, prendo qua una via, gliela piazzo, ok? Dall'altro lato faccio un'altra via. Questi sono buchi che passano dal layer superiore al layer inferiore. Prendo la mia traccia e non si connette, perché la mia traccia fa parte di una net, che è la traccia, in questo caso fa parte della net di 3-, mentre la mia via di default fa parte di ground. Questo perché la via è stata piazzata direttamente sul mio piano di ground che abbiamo creato prima. Quindi cosa faccio? Doppio clic sulla via, cambio il net, gliela metto in di 3-, faccio ok. Ora innanzitutto Spider-Man, non so se si nota, poco, ma Spider-Man mi fa vedere che io posso collegare queste due cose, quindi prendo la mia traccia, la riprendo e posso collegarla. Ok, ora è effettivamente collegata. Lo stesso discorso lo faccio per questa via qua, di 3-, ok, e io tiro il mio dall'uscita, vado fin qui, ok? Ora però devo collegare queste due tracce nell'altro layer, quindi cosa faccio? Mi sposto sull'altro layer, adesso faccio il copper layers, così si vede un pelo meglio, mi sposto sul layer blu, che è quello di dietro, e faccio così. E quindi quello che succederà, nel visualizzatore del 3D si vede abbastanza bene. Ah, giusto, a sto punto, vediamo un po', e faccio, dove è, drawing mode, rimettiamo i zone fills nel layer davanti, vediamo come in realtà c'è contatto tra il piano di ground e la nostra traccia. Se io premo B, lui automaticamente mi eviterà di fare contatto con le tracce, ok? Dietro stessa identica cosa, come vedete automaticamente ha evitato di fare contatto con le tracce, ok? Questa cosa si vede abbastanza bene in 3D. Ok, le nostre tracce, che sono abbastanza isolate, entrano nei buchini, che sono fisicamente dei buchini, come vedete, e se noi andiamo dietro, vediamo gli stessi identici buchini che sono collegati però da una traccia. Ok? Quindi il nostro segnale da sopra va sotto, passa sotto e poi ritorna sopra. E così abbiamo scavalcato una traccia di sopra. Ok?
Questa roba qua sulle linee bilanciate è un orrore, non fatelo. In questo caso si fa perché sono pigro e ci sono metodi un po' più intelligenti per farlo, ma a noi va bene più o meno così. È un po' una tecnica, generalmente le tracce dovrebbero girare quanto più parallele possibili. Questa è l'idea generale. Infatti qua sono abbastanza parallele, però io se io prendo questa traccia, F, e la sposto, perché io posso anche spostarla, questo non è proprio l'ideale perché c'è distanza, quindi i paia di tracce differenziali vanno fatti assieme. Okay. Curiosità, notate come lo spessore di questa traccia, che è abbastanza sottile, è minore dello spessore di questa traccia, perché io ho associato le varie net a delle varie classi. Questa è un 5 volt power, quindi è un power e quindi lo spessore è maggiore, questo invece è un segnale e quindi lo spessore è minore, e questo l'ho fatto in automatico. Volessi cambiarlo, io posso andare qua, creare una cosa custom e tirare le tracce come voglio io, però è molto comodo predefinire le varie proprietà delle varie net. Quindi una volta fatta tutta sta roba qua, ok, attenzione ad alcune cose, per dire, se io faccio così e faccio così ricarico, notate come qua non mi si sarà riempito di del mio ground, ok, e se io questa cosa qua la estendo ancora, ok, e ricarico, qui in mezzo non ci sarà il mio ground, perché dice, però io non posso comunicare con l'altro ground, tu mi hai detto che devo essere ground, ma se non comunico col ground non posso essere ground. E quindi facciamo una magia, faccio così, ricarico. Cosa è successo? Io ho piazzato una via, dal lato opposto c'è un intero piano di ground, quindi se piazzo una via associata alla net ground, lui potrà far comunicare i due piani e quindi qua sarà riempita. Ok? Questo è una di queste cose abbastanza carine. Una volta ho fatto tutto sto lavoro, adesso non stiamo a farlo anche perché mancano 10 minuti praticamente. Il risultato finale, se usciamo da qua, c'è un ultimo progetto nella cartella, quindi file open project, e la cartella è due demo full, ok, apriamo il progetto, la schematica è sempre la stessa, non sto ad aprirla, se apriamo il PCB, is already open, sì, probabilmente su un altro schermo, se magari open anyway, grazie, quello che vediamo è il lavoro completo. È stato fatto un po' in fretta e furia, quindi ci sono alcune cose che fanno un po' schifo e andrebbero un po' riviste essenzialmente, però il concetto è che ho collegato, cioè Spider-Man non c'è più, le ho collegate tutte tra di loro i vari pad, quindi questo in teoria almeno su carta è un PCB funzionante, ok. Come vedete, ad esempio, le tracce differenziali sono parallele tra di loro. Qua ho dovuto fare un passaggio, uno scavallamento, ok, e già che c'ero le ho anche scambiate di posizione, ok, non è proprio un lavoro elegantissimo, ma l'USB che sono 480 mega al secondo non è un grosso problema, soprattutto se tenete presente che noi stiamo lavorando su 6 cm, questi sono 70 mm, quindi distanze così non è un grosso problema. La cosa abbastanza importante è che sotto la traccia ci sia il suo return path, quindi il suo ground, ok? Qui ad esempio non c'è, però è un tratto piccolino, non è un grosso problema. Qua torna di nuovo, qua non c'è. Come vi dicevo, le disconnessioni non sono il massimo, bisognerebbe evitarle quanto più possibile, a volte però sono necessarie. Qualche accorgimento generale che ho preso qui, ad esempio questo è il 5 volt che ho fatto un routing per conto suo e li ho collegati in serie in parallelo i condensatori, ma l'ho allacciato a questo condensatore al posto che a questo condensatore, così diciamo che la corrente è obbligata a passare attraverso tutti e due i condensatori. Queste sono piccole regolette di design che sono poco importanti. Cosa rimane di interessante ancora da dire qui? Sì, in realtà ecco una cosa importante, se guardiamo il layer dietro, back layers, come vedete il ground plane è più o meno tutto interconnesso. Se io avessi tirato una traccia che va da qua a qua, praticamente, tipo così, io avrei fatto una sezione di ground plane, vuol dire che io per passare, adesso non posso indicarvelo sullo schermo, ma per passare tipo da qui a qui, cioè adesso facciamo così, la creo, ok. Se io volessi passare con il mio segnale da questo punto qua,
da questo punto qua, si vede la freccetta, da questo punto qua a questo punto qua dovrei fare il giro di qui oppure il giro di qui, e non è il massimo, soprattutto perché se io ho una linea differenziale che passa qua attraverso, il suo return path dovrà fare tutto il giro largo, e quindi questo è un disaccoppiamento non ideale, e potrebbero esserci dei, diciamo, degli accoppiamenti non voluti di rumore elettromagnetico in questa cosa. Quindi l'ideale è il piano deve essere quanto meno interrotto possibile, ok? Quindi idealmente le tracce qua devono essere corte. Se noi avessimo 4 layer non c'è problema, dedichiamo un intero layer a ground, gli altri 2,5 li usiamo per i segnali e siamo a cavallo. Anzi, addirittura potremmo dedicare un layer alla nostra 5 volte, e quindi non ci serve fare front layers, questa tracciona qua, questa cosa qua gigante che fa tutto il giro della board. Se io dedicassi un intero piano di un layer ai 5 volte non c'è problema. Altra accortezza carina, non necessaria, è che io vicino ai pin di ground, tipo questo, ho messo 2 vie, e voi dite vabbè, ma è già collegato al piano di ground, ok, ma gli do una strada direttissima verso il piano sotto, è la strada più diretta, altrimenti lui senza queste vie qua dovrebbe cercarsi la prima via che va giù e quindi magari fare giri strani. Quindi vie vicino al componente va bene. Altra cosa, che è una cosa magari non ovvia, qua questo è un componente, io ho disegnato sotto il componente, non c'è nulla che me lo impedisce. Cioè il componente sta sopra, il layer sta sotto, io quindi posso fare routing delle tracce sotto il componente. Non c'è nessun tipo di problema. Così come posso mettere le vie sotto il componente, perché non hanno uno spessore, sono solo dei buchi. Okay? Quindi è abbastanza comune che voi troviate dei pin di un componente con subito attaccata una via. Okay? E questo è abbastanza comune. Questa non è una scheda ben fatta, l'ho fatta in 2 ore, 3 ore, una roba del genere. Si può far meglio, si può rimpicciolire ulteriormente, questa è già abbastanza piccola, quindi ci sono alcuni girettini strani, però si può rimpicciolire ulteriormente. Se vediamo in 3D, questo è esattamente il risultato come ce l'aspettiamo, essenzialmente. Ecco, mancano 6 minuti, mi dà fastidio questo footprint mancante. Cosa andiamo a fare? Chiudiamo. Andiamo qui. Doppio clic sul footprint, quindi questo qua. Doppio clic. Ok. Non so se si può fare da qui. No, perché questo ho aperto il pad, scusate. Ecco, ho a non aprire il pad, questo è il pad singolo, ma ad aprire il footprint completo, che è una cosa diversa. Se nella sezione 3D Models, questo è il nostro modello tridimensionale, io ne posso aggiungere uno, una cosa alla lista di roba renderizzata, che adesso qua mi si sovrappone un po', perché la finestra è mega zoomata, quindi questo più qua, sì, in realtà qua sopra dovrebbe comparire, non mi compare perché sarò infame io, purtroppo a voi comparirà di sicuro. Potete selezionare in un elenco le varie opzioni e trovare un package che sia compatibile con questo, magari non è esattamente identico ma a fini estetici, perché il modello 3D non serve una mazza. Finito questo, ok, il nostro PCB ce l'abbiamo, esportiamo, file, fabrication outputs, Gerber è il formato, l'ultimo formato, ok? Scegliamo quale layer vogliamo esportare, che sono quelli che vuole il nostro produttore, quindi generalmente quelli di rame gli interessano, paste magari no, perché se non ce la mette non gli interessano, silkscreen magari sì, mask sì di sicuro, edge cuts sì di sicuro, un po' di opzioni, e qua sotto dovrebbe esserci il pulsante di export, vabbè, voi lo vedete, non credo io possa, no, ti pare, no, non funziona, molto bene, è lo zoom storto, e il vostro produttore vi darà queste specifiche per il tipo di formato che vuole. Giusto cosa, il silkscreen di cui non abbiamo parlato, se noi vediamo il layer di silkscreen, andiamo nell'assembly view, il silkscreen è dato da queste cose in giallino, io queste cose le posso mettere dove voglio, ergo l'ultimo passaggio dopo aver fatto tutte le cose è spostare questi cosi qui, che sono già presenti all'interno del footprint, generalmente si trovano tipo qua o qua, e li mettiamo in un posto in cui non danno troppo fastidio, ok? In modo tale che, e questi li verifichiamo dal 3D Viewer, vediamo che più o meno si legano tutti, per dire alcuni saranno sovrapposti ai buchini,
ok? Non è proprio il massimo, ma sono più o meno leggibili. Quindi questo è il nostro prodotto finito. Direi che qua abbiamo più o meno finito. Se qualcuno voglia di fare un po' di routing per conto suo e fare un po' il robot, ci può stare. Se qualcuno ha domande, non c'è nessun problema, fatele pure. Se no, anche dopo potete venire qua. Dimmi! Come fai a cambiare la dimensione di una traccia una volta che l'hai creata senza dati di traccia? Cioè quel custom. Vado, prendiamo una traccia, tipo layers, prendiamo tipo questa che è simpatica. Doppio clic sopra, posso cambiare qua lo spessore. Prego. E questo è quanto. Poi in realtà sono a segmenti, quindi è un po' una rottura di ballo. Detto questo, grazie mille dell'attenzione.